Tecnologia sempre più all'avanguardia nella lotta ai tumori. Inaugurati nella struttura di radioterapia degli ospedali riuniti di Ancona, due nuovi acceleratori lineari TrueBeam, un investimento di circa 5,8 milioni di euro. La tecnologia non deve essere vista come semplicemente il fiore all'occhiello, ho la tecnologia più avanzata quindi sono più bravo. No, la tecnologia è un momento della presa in carico delle persone. Quando un cittadino entra in un percorso di cura, ha bisogno di essere accompagnato passo passo, di avere in ogni passo del percorso di cura, specialmente per malattie come le malattie oncologiche, una risposta il più vicino possibile a quello che gli serve. Ecco, oggi nelle Marche c'è. Le due nuove apparecchiature permettono di trattare le neoplasie focalizzando in radioazione solo sul bersaglio, cioè sulle cellule malate, modulandone l'intensità secondo le reali necessità della cura da effettuare. In particolare questo trattamento è indicato per le neoplasie soggette a movimento, distretti polmonari addominali, lesioni cerebrali e colonna vertebrale. È il massimo che la tecnologia oggi può dare, il trattamento in radioterapia a intensità modulata, volumetrica. Questo per i pazienti cosa vuol dire, anche a livello di recupero? Vuol dire non cercare di andare fuori regione per trovare trattamenti che possiamo fare in casa. Con queste macchine riusciamo a focalizzare il fascio esattamente sulla lesione, risparmiando tutti gli organi critici. Dando poca dose o una dose molto ridotta ai tessuti sani, tu diminuisci tutte quelle che sono le sequele, quindi il paziente ha una qualità di vita migliore, non ha disturbi e non ha danni anche da radiazioni.